neanche ci risponde. Secondo me non ha neanche capito la mia lingua. Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale Octojuice. Anche oggi siamo qui con una nuova sfida in Piazza del Duomo. Cosa devono fare? Rispondere a 5 domande sbagliando e vincono un tattoo da Sailor Statue Milano. Vediamo chi ci riuscirà. Prima ricordati di supportare il canale, lasciarci un like e attivare la campanella. Ciao, allora, vuoi provare a giocare? Vai, vai. Come mi chiamate? Aurora. Ok. Giada. Vieni! Vieni, 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 vai! Ciao, questo gruppo di ragazzi vuole provarci. Hanno scelto, chi è che risponde? Io, dai. Come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe è il più intelligente del gruppo. Iniziamo. L'Empire State Building è a Chicago o a New York? A Chicago. Chicago, ovviamente. Chicago. Ok, non vale suggerire comunque, ragazzi. Quanti occhi hanno i ragni? 4 o 8? Penso 4. 4. 4. 8. No, hai sbagliato. Veramente? Bravissimo, Giuseppe, no. Sei durato tantissimo. Ne avevano 6 una volta. No, ne hanno 8. E quindi devi dire 4. Ne hanno 8 i ragni. Lo sapevo io, dai, cioè. Buongiorno. Buongiorno. Troppo intelligente. Troppo, sei troppo per noi, Giuseppe. Quante ore ci sono in un anno? 20.304 o 8.760? 8.760. Sbagliato. 8.000. Sbagliato. 8.360. Sbagliato. Dovevi dirmi 20.304 perché è giusto, ce ne sono 8.760. Grazie comunque per aver provato, ciao. Tutti stanno cadendo più o meno sulla stessa domanda. Quante ore ci sono in un anno? L'altra volta throwback Messi Ronaldo. Non lo so perché c'è questo pensiero comune. Ciao, vuoi partecipare? Sono un po' di fretta. Ok, vabbè, non ti preoccupare. Ci hai ripensato? Ho paura per le domande, sono sincera. È il tattoo gratis che mi tenta. Le domande sono 5, come vedi devi rispondere sbagliando, quindi mi devi dare la risposta non esatta ma quella scorretta. Okay. Ok? Iniziamo, sei pronta? Vai. L'Empire State Building è a Chicago o a New York City? Ti devo dare quella sbagliata. Chicago. Ok. Quanti occhi hanno i ragni? 4 o 8? 4. Brava. Quante ore ci sono in un anno? Attenta. 20.304 o 8.760? Con la matematica un po' di 20.304. Ok, perfetto. Quante corde ha una chitarra? 5 o 6? 5. Brava, bravissima. Quinta domanda, ultima, mi raccomando, siamo a un passo dal tattoo, eh? Un passo, non sbagliarmi qui perché... Dai, ok. Dai. La lettera L, nei numeri romani, sta per 5 o 50? 5. Bravissima! Brava! No, non ci credo! Hai vinto! Bravissima! 5 anni che non mi tatuo, eh! Davvero? 5 anni! È arrivato il momento! Adesso ti portiamo in studio, è molto vicino, fai conto 5-6 minuti a piedi da Piazza del Duomo. Okay. E niente, andiamo, sei contenta? Allora, sono contentissima, avviso che ritardo un attimo. Mi sa proprio di sì. Ok, andiamo, fammi fare prima una cosa, per favore, perché... Manu, tienimi, grazie mille, troppo gentile sempre. Intanto ti faccio le solite domande di rito. Ok. Innanzitutto, sai già cosa vuoi tatuarti per questo ritorno al tatuaggio dopo 5 anni? Ho un po' di indecisione, perché in questi 5 anni sono successe tante cose. Ok. Collezionate tante idee, oggi andrò distinto. E quindi cosa ti fai? Allora, penso dai, una almeno scritta, dammi qualche opzione. Penso una scritta dedicata sia a me che a mia figlia. Ok, quindi sei mamma. Sono mamma, sì. Wow, complimenti. Come si chiama? Sofia. Sofia, un bellissimo nome. Grazie. Molto bello. Sai che non l'avrei mai detto? No. Dove lo vuoi fare questo tatuaggio? Non sappiamo ancora cosa, ma dove? In
che zona? Sulle costole. Aia, cioè sì. Proprio... Sì, sta da soffrire la cosa. Perfetto, sì. Andiamo. Ti faccio un'altra domanda, di dove sei? Perché allora, non mi sembri di qui? Allora, io abito da 3 anni e mezzo a Riccione. Ok. Ma in realtà sono nativa di Milano. Ah, ok. Però quando sei là, dopo un po' prendi la vibe del posto. Infatti i miei amici di Milano mi dicono, sei un po' troppo romagnola. Ok, allora siamo quasi arrivati allo studio, ci abbiamo messo veramente poco, sì. Sbaglio? No, pochissimo. Perfetto. Le mie caviglie ringraziano. Anche perché con i tacchi, brava, doppio della fatica ce l'hai fatta. Va bene, allora entriamo, questo è lo studio. Ciao, Giada, piacere. Gaia, piacere. Quindi cosa facciamo oggi? Okay. Allora, vorrei fare una scritta e una frase che mi ha dedicato mia figlia qualche giorno fa, che mi ha particolarmente emozionato. Mamma, tu sei il mio re rosa. Re rosa? Sì. Dopo mi racconti allora perché... Quindi sì, qualcosa di sottile, di delicato sul costato. Ok. Che mi piace comunque... Perfetto. Costati sono i miei incubi, ecco, ma insomma fa parte del mestiere. Che begli occhi che hai, comunque sono bellissimi, te lo diranno tutti, ti invidio molto. Che palle, perché mia madre non si è impegnata di più. Tu scusa, è un bel verde. Con le luci sì, si ma vede, sì, ma devo dire solo che... La cosa importante è la forma dell'occhio, l'espressione che hai. Sì, i miei sì. Sono grandi come due noccioline. Il mio ragazzo mi chiama Brock, come quello dei Pokémon che ha due linee così. Ok, due versioni. Okay. Scegli pure quella che ti piace di più. Ma allora, a me piace forse la prima. Sì, anch'io avrei detto la prima. Mi piace, mi sembra molto più ariosa, diciamo, un po' più armonica e un po' più aperta. Quindi, costato sì. È molto elastico, quindi si ingrossa, si allunga molto, diciamo, in altezza, quindi è come tatuare, fare un tatuaggio magari grande il doppio, che però poi quando ti rilassi torna piccino, però il tempo che ci metti è comunque maggiore. Ok, datti un occhio allo specchio. Che dici? Si va. Allora, visto che c'hai un po' d'ansietta, partiamo da una linea corta, così mi dici. Allora, vado? Vai. Com'è? Bene. Bene. Quanti anni ha tua figlia? 4. Da piccina? È uno scorpioncino. Sì. Oh, io bilancia. Bello, un bel segno. Cosa dirà del tatuaggio? Ah, inizierà a colorarsi tutta. Sarà contenta perché ti sei pasticciata? Sì, 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 sì. Ogni tanto mi colora la luna con sulla caviglia. Vero? Ma sai che lo faccio anch'io con i miei tatuaggi ogni tanto? Si diverte tantissimo. Con gli evidenziatori. Quindi questa storia del re rosa com'è? Il re rosa. Ma allora, un giorno stavo giocando e lei mi prende, mi guarda e mi dice: mamma, tu sei il mio re rosa. E questa cosa mi ha emozionato particolarmente perché c'è dietro un significato molto grosso, perché io per lei sono sia mamma che papà, e di conseguenza lei è così piccola, ha unito il fatto della forza maschile del re, di un uomo, e l'ha abbinato al rosa, no? Della femmina. E quindi mi ha toccato particolarmente, insomma, questa, sia il ragionamento che ha fatto e sia il fatto che abbia capito questa situazione senza che comunque nessuno gliel'abbia ancora spiegata, ecco. Sì, me lo immaginavo che fosse per questo. Sì, re rosa. Con le quote rosa. Beh, quindi mamma single che si fa il doppio del culo. Esatto, esatto.
Esatto, sì. Sì, sì, ma con gran piacere, perché è la mia ragione di vita, quindi... Anzi, lei ha proprio tracciato la mia strada, il mio percorso. Quindi è una cosa molto reciproca. Abbiamo finito. Com'è stato? Io non ho sentito niente. Sei favolosa. Ma perché in realtà ancora non l'ho fatto. Ancora non l'hai fatto? Ah, stavi facendo la prova. Perfetto. Ti piace? Sì, tantissimo. Sono contenta. Ti ho fatto più sottile che potevo nelle mie capacità. Grazie mille, è stato un piacere. Entro, è bellissimo. Salutami la tua bambina. Certo, chissà cosa dirà. Sono curiosa, fai sentire. Io. Ti manderò la reazione. Sì, di lei che me lo colorerà. Ciao Mel, è stato un piacere. Anche per me. Ciao.